Sebbene l'esperimento effettuato con l'eclisse del 19 sia considerato decisivo per la soluzione del problema, e lo è nella mitologia popolare della scienza. E sebbene anch'io l'abbia sempre considerato come tale, in realtà esso non dimostra affatto, in modo rigoroso, la validità della relatività generale. Le misurazioni furono necessariamente approssimative, non fu possibile procedere al confronto tra quelle misure e le posizioni delle stelle in altri periodi dell'anno con l'auspicabile precisione. Con l'auspicabile precisione, scusate. Ulteriore imprecisione fu poi introdotta dall'utilizzazione di tipi differenti di telescopi in differenti periodi dell'anno e in condizioni meteorologiche non omogenee. Nel complesso, i dati empirici a conferma della relatività generale erano alquanto deboli, sicuramente non potevano essere prodotti per accreditare la teoria einsteiniana rispetto alle teorie contrastanti presentate in seguito. D'altra parte, ulteriori misurazioni effettuate nel corso di successive eclissi non sembrano aver contribuito a migliorare la situazione. Veniamo ora all'ultimo dei test classici. Come ho già accennato nel terzo capitolo, secondo la relatività generale, la luce che si innalza in opposizione all'attrazione gravitazionale deve perdere energia dal momento che ciò si verificherebbe senz'altro per la luce se questa si innalzasse in opposizione a un'accelerazione rivolta verso l'alto della sorgente luminosa. A causa della perdita di energia, ogni linea spettrale con una determinata lunghezza d'onda in assenza di un significativo campo gravitazionale avrebbe subito uno spostamento verso il rosso, redshift. Se la luce che la conteneva si fosse spostata in opposizione all'attrazione gravitazionale, si tratta dello spostamento gravitazionale verso il rosso, detto anche spostamento einsteiniano verso il rosso. Tale spostamento verso il rosso era tuttavia molto piccolo, in realtà sarebbe occorso un campo gravitazionale di enorme intensità per generare uno spostamento.